Durante il corso di un'intervista radiofonica, il grande cantautore italiano ha parlato della comparsa improvvisa di una malattia, che in qualche modo ha scalfito la sua sicurezza. Mi rivolgo agli uomini, fate prevenzione. Io mi sentivo una roccia. 10 anni fa mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, 3, 4 volte, per andare a fare la pipì. All'epoca, infatti, Toto non era solito svolgere dei controlli medici con costanza, motivo per cui la sua situazione clinica è diventata alquanto allarmante. Il dottore non mi ha fatto uscire dall'ospedale, ha detto subito che era una cosa grave. Avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito, le metastasi del cancro mi arrivavano ai reni ed ero finito. La parte più incredibile del suo discorso, però, è quella in cui afferma che se oggi è tornato a godere di un'ottima salute, il merito è di una persona in particolare, vale a dire Albano Carrisi. Come abbiamo appreso dalle sue parole, è stato proprio l'artista pugliese a spingerlo a farsi un controllo, indicandogli inoltre il suo medico fidato, il professor Rigatti, il medico che Albano mi ha consigliato. Mi ha salvato la vita. Io sono, grazie ad Albano Carrisi, un miracolato. Sapevate che si è salvato grazie ad Albano Carrisi? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.